schifo. Ti rimo a cose pare, va. Allora ragazzi, mi vedete così. Sono maleodorante. Talmente che ho lavorato oggi. Vabbè, poi la puntata sarà caricata. Oh, sono in casa telecamera. La puntata sarà caricata poi su. Una carecca. Allora, la puntata poi. Mi pare che ha già posizionato la telecamera in guaglia. Voilà. Allora, la puntata poi sarà caricata su Telegarage Mare Viaggi, di quello che sto facendo fuori a balcone. Mi può venire un'idea straordinaria a tutti, quindi vedetela quella puntata. Oggi sono veramente molto stanco, ho perso molti succhi e quindi oggi faremo un piatto straordinario. Faremo delle linguine con le cozze che sono cotte nel brandy e in più le linguine però sono cotte nella solita acqua e sale, ma con l'aggiunta di zafferano e scorze di limone. Adesso quindi vi presento tutti gli ingredienti e vedrete come al solito tutti i procedimenti nei minimi particolari. Per quanto riguarda gli altri video, ragazzi, vedeteli, perché io spiego proprio nei minimi particolari tutte le cose. Quindi seguite, iscrivetevi al canale. Ok, allora niente, a più tardi su Telegarage Mare Viaggio. Adesso vi faccio vedere e preparo quindi tutti gli ingredienti che ci vogliono per realizzare questo straordinario piatto. Voilà ragazzi, ed ecco gli ingredienti che ci vogliono per fare questo straordinario piatto. Partiamo subito dalle nostre linguine, quindi viva l'Italia, pasta Barilla, facciamo lo stesso alla pubblicità, che ce ne frega. Poi abbiamo un bicchierino di brandy, oppure potete prendere cognac, però il brandy è più indicato per i crostacei. Poi abbiamo dello zafferano, io non ho messo una quantità così, però comunque vedete voi. Poi abbiamo del basilico, del prezzemolo, un solo peperoncino, io ho messo adesso in grandi quantità, però un solo peperoncino, scusate il dito perché sto facendo sempre il fatto del lavoro, dell'olio d'oliva extravergine, pepe, sale, una scorza di un limone, dell'aglio e le nostre cozze, che io volevo farvi vedere questo particolare. Queste sono cozze di ieri, allora le ho conservate in frigo, vanno conservate in frigo senza pulirle, in un panno umido. Vedete che le cozze sono aperte, ma in questo momento le cozze sono ancora vive perché hanno ancora il filamento, che il filamento è la base principale per fare vivere le cozze. Se voi pulite le cozze e le mettete in frigorifero, non le potete mangiare il giorno dopo. Se invece volete mangiarle il giorno dopo, lasciate le cozze così, senza pulirle, in un panno umido nel frigorifero e il giorno dopo quindi lavorate. Vedete, si stanno muovendo perché sono ancora vive. Allora io adesso vi faccio vedere tutti i procedimenti che ci vogliono per realizzare questo straordinario piatto. Allora, per quanto riguarda questo procedimento, io sarò molto veloce in questo caso, non vi faccio vedere. Allora, come si pulisce la cozza? La prima cosa, la cozza deve essere raschiata, la parte superiore, per bene, per levare tutte le sue impurità. E poi vedete che porta questo cordone, questo cordone deve essere praticamente tracciato, questo è il cordone che permette alla cozza di vivere. Allora, un'altra cosa molto importante, la cozza non deve essere cotta per molto tempo. Voi dovete pensare che la cozza deve essere cotta fino a 4 minuti, il tempo che le cozze si aprono, perché altrimenti perdono troppo liquido e quindi automaticamente non sono più gustose. Oppure le aprite fresche e le cucinate in un solo momento. E vedete, boh, la cozza io l'avevo, si è chiusa automaticamente proprio per dimostrazione che la cozza è ancora viva. Quindi io preferisco comunque sia lavarle e cucinarle con poca acqua fino a quando non si, appena non si aprono. Quindi questo che ho fatto vedere, il procedimento della pulizia. Mo quindi devo pulire tutte queste cozze, ok? A più tardi su Telegarage. Wow.
ragazzi, guardate quanto sono belle queste cozze, belle lucide, pulite, e vedete che io ne ho ancora, ma queste qua in fin dei conti sono cozze che io ho buttato, sono molto selettivo, come si dice, chi non pensa prima sospira dopo, quindi la cozza vi conviene quando non vi piace di non metterla, intanto una cozza in più, una cozza in meno, non è che poi fosse un grave danno al sughetto, quindi incominciamo a fare il nostro sugo e mettiamo le nostre cozze qui in una pentola del genere con un bicchiere d'acqua e facciamo aprire. Per aprire le cozze ci vogliono all'incirca 3 minuti. Allora ragazzi, voilà, sono passate all'incirca quasi 3 minuti, le nostre cozze sono totalmente aperte. Adesso quindi penseremo a praticamente a sgusciarle tutto, anche tutto il loro interno. E qualcuna, magari la più bella, rimanetela così. Voilà, questa è una bella cozza, la rimaniamo. Questa no, non mi piace, la mettiamo quindi qua. E voilà, e proseguite poi per tutte le cozze che avete intenzione di fare. Allora ragazzi, come vedete abbiamo rimasto anche un po' l'acqua di cottura delle cozze, abbiamo rimasto qualche cozza così con il suo guscio, in modo che avremo anche la parte della decorazione. Adesso un po' di aglio, un po' di olio, scusatemi, un solo peperoncino e uno spicchio d'aglio, voilà, e quindi mandate praticamente a doratura l'aglio. Ragazzi, allora, siccome io sono napoletano doc e me ne vanto, tra parentesi, ho deciso di fare anche un'altra situazione gradevole. Aggiungerò dei pomodorini freschi, però che cuociamo a parte per pochissimi minuti, li taglieremo stesso qui sulla padella. Aggiungendo, logicamente, aggiungendo anche un pezzettino d'aglio. E siccome io sono un ragazzo furbo e l'aglio lo devo togliere dall'altra pentola, lo inserisco ancora normale, lo inserisco nel nostro sughettino. Arrivati a questo punto che il nostro aglio è praticamente cotto, noi inseriamo le nostre cozze. State attenti perché adesso scoppia tutto. Quindi inserite le cozze. Allora, inserite le cozze, rimettete sul fuoco, perché tra poco le dovete togliere un'altra volta, vi faccio vedere perché. Allora, la cottura deve essere una cottura molto rapida e veloce. Ok, allora, mo prendo la... non vi faccio vedere adesso il procedimento che ci sta da fare, che è un po', praticamente un po' pericoloso. Allora, adesso dobbiamo fare un procedimento che è molto pericoloso, dovete mettervi fuori dal fuoco a fare questo procedimento, perché voi dovete mettere il cognac, il brandy, che praticamente prende subito fuoco a contatto con l'olio bollente. Voi il fuoco non lo vedete, io invece lo vedo. E quindi praticamente continuate a cuocere.
questo è un procedimento importante, le cozze e tutti i crostacei vanno bene con il brandy. Il brandy è molto importante, quindi continuate a cuocere per un paio di minuti. Allora ragazzi, allora arrivata un paio di minuti, voi mettete direttamente i nostri pomodorini all'interno del sughetto, che vi ripeto devono essere sempre crudi, non devono proprio stracuocersi, ok? Quindi continuate la cottura per un minuto e mezzo aggiungendo del prezzemolo. Voilà, quindi aggiungiamo il prezzemolo al suo interno e gustate di sale, perché le cozze già sono saporite, quindi diciamo che la cozza in questo momento tutto ha bisogno tranne che sale, quindi regolatevi voi, perché tra poco andremo a mettere le nostre linguine. Mo vi faccio vedere come. Allora ragazzi, arrivati a questo punto, che l'acqua bolle per la pasta, che è comunque già salata, aggiungete lo zafferano al suo interno e le scorze di limone. Voilà. E continuate la cottura per un paio di minuti. Voilà. Allora, arrivato a questo punto, voi inserite la pasta, che praticamente occorrono 8 minuti per cuocere la pasta. Vedrete che alla fine della cottura la pasta sarà diventata colore giallo zafferano. E quindi automaticamente voi però fate di 8 minuti di cottura ne fate 6, perché gli altri 2 minuti di cottura li faremo nel suo sugo con l'acqua allo zafferano. Allora ragazzi, noi prenderemo adesso tre bicchierini di caffè di acqua allo zafferano e metteremo qui nel sugo. Nel frattempo si continua la cottura delle linguine. Allora ragazzi, allora siamo arrivati, senza scolare la pasta voi prendete la pasta con un forchettone, ok, e la immergete direttamente nel sughetto senza girare niente. Non dovete girare la pasta. Voilà. E continuate così via. Voilà. Allora ragazzi, ora a fiamma bassa voi praticamente rimanete così, senza girare assolutamente niente, rimanete tutto così e mettete un coperchio sopra. Voilà. E fate cuocere per un minuto e mezzo. Voilà ragazzi, ho aggiunto anche un po' di pepe rosa, per chi lo vuole aggiungere lo aggiungesse. Allora in questo momento fate asciugare tutta l'acqua che occorreranno all'incirca quasi mezzo minuto. Allora, ragazzi, ora se voi volete ottenere un effetto cremoso aggiungete mezzo bicchierino di caffè di acqua freddissima e miscelate sempre in questo modo, ottenendo così la famosissima salsina dei grandi chef. Voilà.
E voilà ragazzi, allora piatto completo, buonissimo, un odore che non ve lo potete proprio immaginare. Quindi buon appetito a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi per il canale Ricette da Sballo. Ciao ciao a tutti!